Salve a tutti Mass Effect fans, benvenuti al nuovo episodio. Dunque ci eravamo lasciati qua, avevamo appena scongelato Jack, almeno si pensa che sia stata scongelata considerando che aveva tutto il ghiaccio intorno agli occhi, e il gioco vorrebbe che tu proseguissi verso quella destinazione, oltrepassassi quella porta, ma ti mette un elemento zero raffinato nell'angolo, capito? Proprio a fregarella. Dunque, non so per quale motivo questa volta il gioco ha deciso di scatticchiare un po', quindi perdonate, la memoria non è piena, non so quale sia il problema. Allora, prima di proseguire volevo spendere due parole su questa postazione di blocco in cui era intrappolata Jack, in cui la vediamo anche nel fumetto appunto che riguarda Jack e la sua fuga dalla prigione. Fumetto che ci dà la prova che Mac Walters, ovvero il capo di BioWare, fa uso di droghe leggere e pesanti, perché quella storia non ha un cavolo di senso. Potrebbe tornarci utile. Protezione da danno. Vai, proseguiamo. Intanto c'è Jack che sta distruggendo la base. Allora, mi scuso se la settimana scorsa non è uscito l'episodio, ma perché durante la fase di editing è andato in crash Sony Vegas e si sono corrotti i file. Io in realtà questa parte l'avevo già fatta, poi sono stato impegnato e non ce l'ho rifatta a rifarla di nuovo. Allora, vediamo di far fuori velocemente queste guardie che danno solo fastidio. Allora, laggiù c'è un mech che in teoria potrei anche lasciarlo perdere per il momento, perché mi darà una mano con le guardie, cioè con le guardie, insomma, con i soldati. Stendilo. Vai. Colpo d'impatto. Bene, adesso possiamo concentrarci sul colosso. No, 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 no. Aspetta, tempismo sbagliato. Vai ora. Tra l'altro, non tanto che... Cioè, no, dove vai Miranda? Dove vai? Lì. Ah, ok. Dicevo intanto che cerco di far fuori il Mac. Per chi se lo fosse perso, è uscito il primo video sul codex riguardante lo spazio umano. Se ve lo siete perso, ve lo lascio nelle schede qua in alto, andatelo a recuperare. Che riguarda per appunto la lore di Mass Effect e aiuta a capire un po' di più, un po' di dettagli che il gioco non è che spiega, non lo spiega nella trama, lo spiega nei codex. E i codex ovviamente non è che tutti si possano mettere lì ogni secondo a leggere 60 ore di dialoghi testuali. Quindi abbiamo fatto, era una video collaborazione insieme a me, insieme a un altro ragazzo, in cui in una dozzina di minuti, 12 minuti più o meno, siamo riusciti a spiegarvi a grandi linee tutto ciò che riguardava lo spazio umano. Eccoci qua. Nel frattempo vi ricordo di continuare a scrivere la tag voglio il codex in base agli argomenti. Aspetta, sì, a posto, non ti preoccupare, me la creo, dammi la via d'uscita. Dicevo di usare... La guardia è stata assalita da prigionieri con armi improvvisate. Non aveva speranze. Non doveva lavorare lì. Dicevo. Intanto mi arrivano i messaggi a GoGo. Salutiamo Hans di Portal Games che mi ha mandato mi ha appena whatsappato. Dunque, quello che volevo dire sulla tag, sull'hashtag di Voglio il Codex. Dunque, la prima volta che avevo lanciato questo hashtag vi avevo dato piena libertà di scelta dell'argomento, però il problema qual è? Che ovviamente avendo così tanta libertà si creava un casino sconnesso, tipo se uno mi chiedeva i razziatori, l'altro mi chiedeva le armi, l'altro mi chiedeva lo spazio umano, insomma tutti argomenti che erano completamente scollegati fra di loro. Quindi ho pensato di creare una sorta di, partendo da un argomento comune che è lo spazio umano,
durante le spiegazioni creare una serie di codex collegati in base a quelli proposti. Voi potete scegliere quello che volete. In questo modo si crea un puzzle con i tasselli che si incastrano uno per uno tutti insieme, per non fare troppa confusione. Così, diciamo, secondo me, in questo modo è un compromesso, un buon compromesso fra tutto. Dunque, passata questa porta ci sarà un po' di casino. Intanto salviamo. No, dove vai te? Allora, resta lì. Bravo. No, 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 scherzavo. Che fa? Salti in banco? Si stava preparando a fare olio cuore, vedi? Ma te ne vai! Sì, è certo. Ma i colpi li passano attraverso? Fammi capire. Dunque, vediamo un po' se riusciamo a far... No, ovviamente no, ma mai nella vita. Ciao, scusa, io insisto a usare il fucile d'assalto quando posso cecchinarli. Che ovviamente non gli ha fatto niente. Allora, qualcuno lì. Dai, metti fuori la testina o la spalla. No, l'ha passato attraverso. Avete visto? Il colpo gli è passato attraverso. Siamo a due colpi che gli passano attraverso. No, questo l'ho mancato. Ma io penso, siccome non posso utilizzare Fraps per registrare, quindi utilizzando un altro programma, perché tra l'altro sto giocando in modalità finestra, perché Mass Effect si può registrare solamente in modalità finestra, perché se a schermo intero è incompatibile, diventa incompatibile con i programmi di registrazione, a parte Fraps che occupa tipo 60 giga per un video di 10 minuti, è una cosa improponibile. Io penso che sia il programma di registrazione che dà fastidio col sistema di puntamento delle armi. Non so, sembra una cosa strana, però. Cioè, se tu vuoi lisciare il... cioè, non ti permette di colpire la hitbox dell'avversario. Guarda, è un'ora, è rimasto un'ora lì in piedi. Che in teoria doveva abbassarsi. Cioè, boh. Comunque, considerando che questa parte è piuttosto pallosa, perché dobbiamo raggiungere Jack che è scappata e ci sono un sacco di soldati che ci vengono addosso, è tutta una sparatoria, spara spara, volevo spendere due parole per l'appunto sul fumetto che riguarda Jack, che poi ovviamente quando sarà il momento ci farò la recensione vera e propria, che non è tutto il fumetto che riguarda Jack, perché vi ricordo che i fumetti di Mass Effect sono suddivisi in quattro capitoli, che sono quattro storie diverse. Quella che riguarda Jack, come ben sappiamo e come lei stessa ci dice nel gioco, lei è scappata dalla base di Cerberus, però nella base di Cerberus che dovremo poi metterci piede per farla saltare nella loyal di Jack per l'appunto, ci dice che lei era una bambina quando... quando era in questi centri di Cerberus, la costringevano a combattere, poi la recludevano in una stanza da sola, e quindi non aveva neanche il contatto con altre persone, e insomma lei è cresciuta nell'odio. Ora, nel fumetto di Jack succede che si vede la prima fuga e si vedono anche gli altri bambini, ma primo non è nel... cioè, uno pensa, si vede la... la base di Cerberus dalla quale è scappata. Però punto 1, quelli che sono bambini in quel fumetto non sono bambini, ma sono vecchi piegati con l'artrosi, e che la cosa è abbastanza particolare, perché a parte che è disegnato veramente a schifo. E Madonna. Mi sono un po' rotto. Vai, vai. Niente, non so, non si china. A questo giro Shepard c'ha il male alle ginocchia e non si china quando gli dico...
Oh, oh, alleluia, 600.000 razzi. Abbiate pazienza, siccome io questa parte l'avevo già fatta, non ho nessuna voglia di rifarla. Perché tra l'altro più avanti ci sarà la guardia carceraria, che sarà un macello, sarà veramente un macello affrontarla di nuovo, perché ti manda addosso di tutto. Come ho detto, l'avevo già fatta e non ho nessuna intenzione di rifarla di nuovo e starci altre 6 ore. Anche perché voglio andare avanti, voglio parlare con Jack e subito dopo sbloccheremo la protezione per contro gli sciami cercatori. Per cui, perdonatemi, ma questo giro io darò veramente sfogo al glitch delle munizioni. Hai un certo valore, Shepard. Vendendoti avrei potuto vivere come un re. Ma procuri troppi guai. Almeno posso ricatturare Jack. No, sei solo uno schiavista da 4 soldi e non ho tempo da perdere. Io faccio il lavoro duro che i governi civili non sono disposti a fare per il bene della galassia. Sì, sì, continua a ripetertelo. Tra l'altro il suo ragionamento non fa una piega. Ha cercato di uccidermi. Lui dice, mi voleva vendere, no? Perché vendendomi avrebbe fatto un sacco di soldi. E però non dà neanche il tempo che subito attacca. Quindi, nel senso, non è, il suo piano non era molto ben congegnato. Allora, a questo punto, per il boss, dobbiamo distruggere i generatori che alimentano lo scudo. Nel frattempo, ovviamente, arrivano un sacco di personaggi loschi da quelle parti. Ok, forse da qui dovrei riuscire a colpirlo. Ammesso che i razzi vadano dritti invece che andare per i fatti loro. Come, dai? Madonna, dritto devi andare, forza. No, no, vedi? Io li odio, la odio quest'arma. Se ci sono altri bersagli, i missili, guarda, vanno completamente per i fatti loro. Poi sono anche debolissimi. Allora, dritto. Ehi. Oh, Gesù. Senti. Li abbatterò. Oh. Allora, vediamo di far fuori questo qua. Non mi vedrete mai più fare una cosa del genere, però veramente l'avevo già fatta, come ho già detto, e non avevo più voglia di rifarla. Fermo! Come fermo? È una donna, eh? Quello che dicevo nell'altra puntata. Se tu vai in giro col vessillo di Cerberus sulla nave, chiunque lo vede si fa, diciamo, due problemi. Cosa diavolo vuoi? Mi chiamo Shepard e sono qui per portarti via da questa nave. Non verrò da nessuna parte con te. Tu sei Cerberus. Essermi nemici non è salutare. Ti sto offrendo la mia amicizia. Non ti conviene essere mia nemica. Shepard è bravo in questo. Attenzione. Arrivi su una fregata di Cerberus per portarmi da qualche parte. Mi hai preso per stupida. Sì. Questa nave sta andando a fuoco e io sono l'unica via che hai per uscire. Ti offro di venire con me e tu stai qui a discutere. Potremmo stordirla e prenderla. Vorrei proprio vederti. Se noi scegliamo un altro componente al posto di Binanda, al posto di Miranda, scusate, Grant dirà: sparale, la rattopperemo sulla nave. Ah, forse dovremmo. Potremmo arrivare a tanto. Dovrai uccidermi. Ascolta, se vuoi che venga con te, devi darmi un buon motivo. Dimmi a cosa stai pensando. Scommetto che la tua nave è piena di database di Cerberus. Voglio vedere quei file, vedere cosa Cerberus sa di me. Se mi vuoi nella tua squadra, fammi accedere a quei database. Roger. Ti darò l'accesso completo.
Shepard, non hai l'autorizzazione per farlo. Chi se ne frega? No, la cheerleader si è arrabbiata. La cheerleader. Ancora meglio. Non ti conviene prenderti gioco di me. Allora, perché diavolo siamo ancora qui? Andiamo. La cheerleader. Allora, prima di proseguire e andare a parlare con Jack, se decidiamo di avere una romance con Jack, oddio, è meno profonda delle altre romance a mio avviso, però è comunque una romance che mi è piaciuta, perché prima della missione finale di Mass Effect 2 c'è lei che, nonostante ha tutto questo odio, questa armatura di odio, violenza, omicidi, eccetera, praticamente che nessuno l'ha mai amata, e dato che Shepard appunto ci si affeziona, di conseguenza anche lei si affeziona a Shepard, ed è bello vedere che lei, c'è proprio il cambiamento, cioè nell'ultima scena c'è proprio lei in lacrime che abbraccia Shepard, è una scena bellissima, mentre Mass Effect 3, quando noi la ritroviamo sull'Accademia Grissom, la prima cosa che fa è tirare un cazzotto in faccia a Shepard e gli dice: ti avevo detto di non allearti con Cerberus, e subito dopo si baciano. Cioè, è una scena bellissima. Infatti è la cosa che rende veramente potente questo personaggio è proprio il cambiamento psicologico che lei fa, considerando che tutti l'hanno odiato, l'hanno sempre usata come uno strumento, lei che diventa un insegnante e si affeziona agli studenti. Cioè, è bellissimo il cambiamento di Jack. Benvenuta sulla Normandy, Jack. Io sono Miranda, il comandante in seconda di Shepard. Su questa nave si eseguono gli ordini. Di alla cheerleader di Cerberus di stare buona, Shepard. Sono qui solo per il nostro accordo. Dalle subito i file. Miranda ti farà accedere al sistema. Fammi sapere cosa trovi. Sentito, tesoro. Saremo grandi amici. Tu, io e ogni piccolo segreto imbarazzante. Andrò a leggere nella stiva o nel ponte inferiore della nave. Non mi piace la confusione. Tieni i tuoi uomini alla larga da me. Sarà meglio così. Ora, devo dire che per l'aspetto fisico, diciamo, non mi piacciono le donne tatuate letteralmente dalla testa ai piedi, proprio mi cade la libido. Uno o due tatuaggetti te li posso anche, ci posso anche passare sopra, ma troppo esagerati così, perché Jack è veramente estrema nel tatuaggiamento. Vediamo se c'è qualche... Però una cosa che mi piace di Jack è il viso. Infatti poi nel Mass Effect 3 diventa anche molto più bella. Anche il fatto di... che praticamente non ha capelli perché è rasata, e le donne rasate... Non ho niente contro le donne rasate, ma anche lì, guarda, per gusti personali non mi piacciono le donne rasate. Proprio rasate a zero. Ok, al momento abbiamo sbloccato tutto. Andiamo a parlare con Jack, che si rivelerà fin da subito un personaggio molto particolare e non esattamente un personaggio che da subito susciterà la simpatia del giocatore, proprio per via di ciò che dice e da come ragiona, da come pensa. La Kodiak, eccola lì. Stiva di bordo. No, non è stiva di bordo, ma è di qua. A proposito, parlando con Grant, non mi ricordo se ci avevo già parlato. Riparliamoci un attimo, vai. Shepard. Voglio parlarti. Volevo solo controllare che fossi a tuo agio. La stiva è troppo scoperta. Ah, ok. Non c'è abbastanza riparo. La corazza è limitata. Il signore della guerra, Grant, colpirebbe qui per disperdere i carichi pesanti. Poi si concentrerebbe sui motori. È ciò che l'imprinting della vasca mostra sulle navi umane. L'ho imparato nella vasca, vecchie immagini appartenute a ricordi. È come in un libro per bambini. Ricorda questo, immagine dopo immagine. Non aiuta a trovare uno scopo.
Che altre informazioni possiedi sugli umani? Meno di un dito di penetrazione per troncare la spina dorsale. Siete soffici. Salarian, Asari, tutti soffici. I Quarian non tanto. Per i Turian serve una lama, credo. Ma non ne vedo il punto. Vedere il punto. Non importa. Non l'ho mai capita questa battuta. Se qualcuno me la spiega. Forse in inglese avrà senso. Anche perché poi mette le virgolette, vedere il punto e fa le virgolette. Vabbè. Allora, non hai nessuna reazione? Qualcosa dovrà pur motivarti. Geneticamente sei quanto di più Krogan esiste. Vedo la sofferenza, i morti e penso deboli. Dovrei essere forte. Le mie cellule derivano da migliaia di esseri più degni. I morti erano deboli. Se fossero stati forti io non sarei stato necessario. Non so perché Okir abbia iniziato a educarmi. Quando ha attivato la vasca per la prima volta, ho urlato. Debole. Pietoso. Sei il Krogan perfetto. Saprai esserne all'altezza o questa storia ti abbatterà? Sono stato creato per essere il più forte, ma forse i momenti di debolezza incoraggiano. Mi sembra strano. Devo pensarci su, ma sono ancora forte. Devi solo ordinarlo e i tuoi nemici moriranno. Ciò dovrebbe bastarti. Allora, no, aspetta, Shepard. Perché parlando con i vari, ecco, potenziamenti, parlando con i vari membri dell'equipaggio, si potranno sbloccare potenziamenti specifici. Nel suo caso, se non ricordo male, della tua vasca, il fucile a pompa. In qualche modo le risorse acquisite. Forse potrei mettere insieme qualcosa. Non so quanto potrei essere utile. Dunque, vediamo un po' se ho ragione. Potenziamento delle armi. Visualizza. No, indietro. Prototipi? Sì, infatti, eccolo qua. Non ce l'avevo prima. 15.000 platino. Ne ho 6.677. Devo sondare altri pianeti per prendere questo fucile qui. Guarda, è il mio preferito. Nel multiplayer del 3 praticamente usavo solo quello. Dunque dovrei tenere qui quella robaccia. Non lasciarla fare la polvere. Io ci vivo qui. Per il momento. Shepard. Rex. 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 Se non avete capito la citazione, siete persone orribili. Allora, Jack, parliamo. Ehi. No, ehi, lo dici a tua sorella, semmai, signore, mio salvatore, mio eroe. Parlami di te, Jack. Sto ancora indagando sul mio passato. Grazie per avermi lasciato accedere a quei file. Lieto che ti sia d'aiuto. Se ti sono d'aiuto, ciò è sufficiente per me. Non fingerti mio amico. Io ti servo per uccidere, tu mi servi per quei file. Lasciamo le cose così. I tuoi amici di Cerberus fanno cose spregevoli. Troverò qualcosa di utile, me lo sento. E se le risposte non saranno quelle che aspetti? Non sto cercando risposte. Cerco nomi, date, luoghi. E quando avrai trovato ciò che cerchi? Andrò a caccia. Ho conti in sospeso con un sacco di gente. Pagheranno i loro alleati, i loro amici. Quando avrò finito, la galassia sembrerà ancora più vuota. Parlami del tuo passato con Cerberus. Mi hanno cresciuta in una struttura di ricerca. Scappai quando ero bambina. Sono in fuga da allora. E da allora mi danno la caccia. Ma presto i ruoli si invertiranno. È un tuo chiodo fisso, eh? Ci penso prima di addormentarmi e anche appena mi sveglio. Ogni volta che uccido fingo che si tratti dei responsabili di ciò che mi è successo. Non sei costretta a vivere in questo buco. È buio, tranquillo, riservato. Qui mi sento al sicuro. Questa nave è una meraviglia. Potresti diventare un pirata e vivere come un re. E io potrei aiutarti. Saresti il mio primo ufficiale? Penserei a guidare gli assalti e a organizzare le esecuzioni. Perché ammazzare la gente ti piace così tanto?
Quando una persona muore, sento che le mie speranze di sopravvivenza aumentano. Semplice. Devo andare. Già. Come ho detto prima, non dà subito quella sensazione, wow, sì, questo personaggio mi piace, dà più l'idea appunto di essere una pazza e fuori a calci dalla nave. E invece, insomma, approfondendo la sua storia, è uno dei personaggi, diciamo, più forti, proprio a livello anche narrativo, almeno secondo me, eh. E poi tra l'altro è anche uno dei personaggi effettivamente più forti nel combattimento. Dunque, sala tattica, dovremmo essere finalmente in grado di scendere sul pianeta e cominciare la prima vera missione del gioco, che ci avvicinerà a scoprire il segreto dei razziatori. Dei collettori, volevo dire. L'uomo misterioso, esatto, vedi? Parlarle nella sala briefing, comandante. Nella sala briefing, quindi... Aspetta, fammi... Prima della sala briefing, però voglio sentire cosa ha da dire Joker su Jack. Jack ha dei bei tatuaggi, variopinti come il suo passato, immagino. Tuttavia ho qualche dubbio sul suo carattere. Hai dei dubbi su Jack? So che sarà affidabile sotto il fuoco nemico, ma il suo atteggiamento suggerisce grandi problemi personali. Tiene lontane le persone, eppure considera il sesso con noncuranza. Non credo che comprenda le proprie motivazioni. Non mi sorprenderebbe se facesse delle avance anche a lei. Se vuole il suo rispetto, ci pensi bene. Non ce ne sarà bisogno. Non preoccuparti, Jack è una donna adulta, se la caverà. Spero lei abbia ragione. Ad ogni modo, come posso aiutarla, comandante? È tutto. Sarò qui se le occorre qualcosa. Sentiamo un attimo anche Joker se sta ancora litigando con Ida, che i suoi commenti sarcastici sono una delle cose più belle di Mass Effect. Mi fa piacere vederti ancora intero, ma tieni d'occhio l'ultima arrivata, questa nave non è un manicomio. Qui va tutto bene, presumo. Joker? So quando lei ascolta. Sono sempre in ascolto, signor Moreau. Lo so. Che ne pensi delle persone che stiamo assoldando? Beh, riguardo a quelli che ti sei portato dietro l'ultima volta, non oserei mai dire cattiverie su Miranda. La sua vendetta sarebbe tremenda. Grant, beh, non è un elemento stabilizzante, comandante. Ah, ok, non si è ancora fatto... È solo la mia opinione, però. Per ora è tutto. Non si è ancora fatto un'opinione su Jack, va bene. Dunque, dobbiamo parlare con l'uomo misterioso. Ricerca. E adesso me lo dice della ricerca sbloccata. Vabbè. Sala briefing. Communication activation. Sigaretta infinita. Shepard. Credo di averli individuati. Abbiamo appena perso i contatti con Horizon, una delle nostre colonie nei sistemi Terminus. Se non è già sotto attacco, lo sarà presto. Mordin ha sviluppato delle contromisure per gli sciami cercatori? Non ancora. Speriamo che lavori bene sotto pressione. C'è dell'altro che dovresti sapere. Un membro del tuo vecchio equipaggio, Ashley Williams, è stanziato su Horizon. Non credo alle coincidenze. Cosa ci fa su Horizon? Dalle mie ultime notizie, Ash era nell'alleanza. Cosa ci fa nei sistemi Terminus? Ufficialmente si tratta di un programma di aiuti per migliorare le relazioni tra l'alleanza e le colonie. Ma c'è sotto qualcosa. Se hanno inviato il capo Williams, deve essere qualcosa di grosso. Forse dovresti chiederlo a lei. Non credo alle coincidenze. I collettori avrebbero scelto per caso una colonia con un membro del mio vecchio equipaggio? Non l'avevo. Non dovrebbe sorprenderti che i collettori siano interessati a te, specialmente se lavorano per i razziatori. Potrebbero cercarla per arrivare a te. Dovremmo inviare un messaggio alla cittadella. L'alleanza potrebbe fornirci dei rinforzi. Non prima che tu abbia indagato. Non voglio che l'alleanza ci ostacoli. Quando avrai la situazione sotto controllo, invierò quel messaggio personalmente.
Inviaci le coordinate e partiremo subito. Non avevamo mai avuto un simile preavviso, Shepard. Buona fortuna. Tra l'altro, una delle cose che dovremmo fare è anche andare sulla cittadella a parlare con Anderson. Vado a parlare con il professore. Agli ordini, comandante. Ara. Schifino. Dimmi che hai qualcosa per me. Sì. Lilith, abbiamo un problema. Non riesce ancora a calibrare la matrice di puntamento. Se non la completiamo, queste torrette difensive saranno inutili. Mi spiace, inutili. Capo. Riportare online i sistemi di comunicazione ha la priorità. Sì, d'accordo. Mi sorprende che non abbiano cercato di darmi la colpa anche la di La gente qui non si fida dell'alleanza. Niente di personale. Che succede? Porta tutti al rifugio! Ti capro io! Corri! Allora,
Bene ragazzi, io direi di lasciarci qua per questo episodio e nella prossima missione vedremo cosa diavolo sta succedendo su questa colonia di Horizon con questi sciami cercatori che a quanto pare hanno un agente paralizzante nel loro pungiglione e in che modo le contromisure di Mordin saranno utili. Detto questo ragazzi, noi ci becchiamo al prossimo episodio.